passa anche attraverso queste partite qui, soprattutto il girone di ritorno, il girone del sud è così, quindi bisogna saper soffrire, anzi penso che queste partite diano quella spinta in più anche nello spogliatoio, ci serviva e personalmente sono contento, ma ringrazio i ragazzi che mi hanno messo nella condizione, ecco, mi hanno accolto benissimo, quindi in campo era come se li conoscevo da sì, tempo. Sì. Poi io nasco terzino, ripeto, quindi ho di mio ogni tanto la fase di spinta ce l'ho da quando sono piccolo, ovviamente devo leggere quando salire e quando no, e oggi era una partita dove loro il primo tempo con due punte in verticale mi concedevano un po' più di spinta, al secondo tempo mettendosi col tridente un po' di meno, però ho queste caratteristiche nelle corde. Era difficilissima vedendo anche l'avversario, più che il primo tempo il secondo loro sono scesi in campo con un grande approccio, hanno cambiato modulo, erano aggressivi, noi ci hanno concesso ovviamente la profondità, quindi secondo me con due o tre situazioni potevamo fare chiudere la partita. Non ci siamo riusciti, poi a quel punto devi soffrire fino alla fine, bravi loro ad alzare il baricentro, bravi noi a soffrire. Sì, esattamente così, cioè il carattere e il fattore mentale che dobbiamo portare in campo è la prima cosa, è la base, che magari ci permette anche di soffrire e portare a casa queste vittorie. Poi magari arriveranno anche giornate in cui soffriremo meno e sarà tutto più facile, però ripeto, il girone del sud e il girone di ritorno è micidiale, perché trovi squadre col coltello tra i denti, quindi oggi penso sia stato un bel segnale anche nello spogliatoio per tutti noi per questa settimana che abbiamo passato. Mi sono trovato benissimo, mi hanno accolto alla grande, gli allenamenti sono intensi come piacciono a me, quindi mi sono trovato subito in una situazione di livello alto, dove sto cercando di mettermi alla pari con i ragazzi e sono stramotivato e contentissimo e non potevo trovare un'accoglienza migliore da parte di tutti, staff e anche i compagni.